Prima di tutto, diceva che insomma domani sono fuori e si sta trovando una soluzione per andare fuori anche giovedì e venerdì, sapere dove. Stiamo cercando di organizzare nel miglior modo possibile questa 3 giorni che ci porterà alla partita con il tutto cuoio. Diciamo che sicuramente domani, probabilmente giocheremo tra di noi, perché comunque avendo più o meno recuperato tutti, voglio vedere una contrapposizione sana, forte tra di noi, e quindi se il tempo sarà clemente la faremo qui nel nostro centro sportivo, se no andremo sicuramente fuori, troveremo un campo fuori e faremo tra di noi. Stiamo cercando di organizzare 1 o 2 giorni di ritiro, probabilmente su Roma, per cercare proprio di ottimizzare i tempi e gli spazi, soprattutto in vista di questa importante partita di sabato. In questo, in linea massima, è quello che faremo. Comunque, appena ci sarà l'ufficialità, Alessandro sicuramente ve lo comunicherà. Oggi dove vi siete allenati? In Brescia. Oggi no, ci siamo allenati sul campo in erba sintetica dell'Aquila Rugby, quello ridotto, e devo dire, sono contento, abbiamo fatto un buon allenamento. Sto nevo No, l'abbiamo spadata. un po'. No, ha dedicato anche un po' stamattina, forse avete No, fatto. l'abbiamo fatto oggi pomeriggio, appunto, abbiamo aspettato il pomeriggio, abbiamo spadato il campo e i ragazzi sono potuti allenare discretamente Venda c'era o bene. No, dovrebbe arrivare stasera. Alle alle 7. 19 arriva. Mister lo conosce come giocatore, lo ha mai visto, e se sa che tipo di caratteristiche ha e come può inserirsi all'interno del suo schema di gioco. Eh sì, è un giocatore che conosco, l'ho seguito, è un giocatore, diciamo, alla San Domenico, col piede opposto, quindi sicuramente ci darà una mano. La partita iniziata col Pontedera, quanto diciamo, è un handicap, quanto dovrebbe essere un jolly, insomma, come la valutate No, questa. io vi dico onestamente che io avrei voluto giocare a tutti i costi, ci siamo prodigati con la società per cercare di fare la partita, poi purtroppo quella bufera all'una di pomeriggio ci ha precluso questo, però obiettivamente era impossibile giocare, si rischiava seriamente l'incolumità dei ragazzi e credo che sia stata una decisione matura e saggia da parte dell'arbitro. Quindi ne prendiamo atto e aspetteremo adesso la data del recupero. Non si sa ancora, Noi in questo momento no. ma si può giocare durante la pausa, giusto per evitare le tre partite. Stiamo vedendo se la società si metteranno d'accordo con la Lega. Dobbiamo considerare che a febbraio il Pontedera avrà le partite di Coppa e a marzo ci sarà il turno infrasettimanale, quindi sarà probabilmente una partita che giocheremo più in là, però logicamente ci atterremo a quelle che saranno le decisioni della Lega. Diciamo prima, insomma, amichevoli spenti, calciomercato come lo giudica, insomma, se c'ha tutte le pedine che le servivano e se magari anche un sospiro di sollievo che finisce il mercato, credo, insomma, di queste, delle voci, insomma, di tensione che crea un po'. Allora, parto con questa considerazione. Io ero già molto contento della squadra prima, sono altrettanto contento adesso. E la mia più grande preoccupazione non sono le voci, le distrazioni, ma purtroppo il fatto di poterci allenare bene. Da quando siamo rientrati, dopo le vacanze, abbiamo fatto una settimana buona di lavoro ed era quella che precedeva l'Ascoli. Per il resto abbiamo sempre avuto difficoltà ad allenarci. Quindi mi auguro che adesso riusciamo a fare 3 giorni di un sano allenamento in vista della partita di sabato e che comunque per la settimana prossima, la settimana a venire,
ci siano le condizioni per poterci allenare. Quella è la mia più grande preoccupazione. Mister, un'ultima battuta sul mercato, poi magari parliamo anche dei ragazzi. È più contento per chi è arrivato o per chi non è partito, visti gli assalti delle ultime ore e di tutta la finestra di mercato di gennaio sui gioielli, possiamo chiamarli così, dell'Aquila, per nominare per cui Maccarrone, Corapi, San Domenico, Pacilli, anche del Pinto? Guarda, io il direttore non mi ha mai detto che un giocatore potesse andare via, quindi non so se sono voci o c'era qualcosa di concreto, però non è mai arrivata la cosa di poter dire un giocatore va via. Io da quello che so, il giocatore più richiesto è stato Perna, ha avuto tantissime richieste e sono contento che lui sia voluto rimanere a tutti i costi, e come sono contento che sia rimasto Pacilli, e sono contento anche di non aver è chiaro. Quindi credo che abbiamo una rosa valida, e una rosa che mi permette e ci permette di poter pensare di giocare in più soluzioni, con più soluzioni. Quindi adesso sta solo a noi, vi dico questa cosa perché la sanno anche i ragazzi, se noi capiamo prima possibile che il fatto di avere due giocatori per ruolo e un valore aggiunto, noi faremo sicuramente bene, altrimenti rischiamo di farci male da soli. E mi fido assolutamente della maturità dei ragazzi, ne abbiamo già parlato. Abbiamo bisogno di giocare di ritrovare l'entusiasmo, i ritmi di gioco, la determinazione che ci avevo contraddistinto a cavallo tra novembre e dicembre, perché siamo determinati a fare il massimo da ogni allenamento e in ogni partita. Ma mister, come ce l'hanno, ce l'abbiamo quattro: Pozzebon, Virgis, Perna, centrali. Abbiamo tre giocatori che possono fare l'esame centrale. Pozzebon può giocare anche da esterno giocando con Stretti, e Perna, Pozzebon e Vidis possono giocare anche a due, quindi le varianti ce l'abbiamo, le soluzioni ce l'abbiamo. Sugli esterni abbiamo Pacilli, abbiamo San Domenico, abbiamo Bella, in più Triarico che per me è un jolly, quindi soluzioni ce ne sono tante. Allora, non dobbiamo abbondanza, posizioni ci stanno proprio troppo, da due su tre. No, è il discorso che ho detto prima, noi abbiamo due giocatori per loro, quindi. Come sta il ministro? Insomma, un po' un giallo. No, praticamente, allora, Djuric viene da tre operazioni a un ginocchio, che era quello che gli ha fatto saltare la partita di Prato. E, però abbiamo iniziato un lavoro di mirato per la salvaguardia del suo ginocchio, quindi lui viene sempre un'ora prima dei compagni a fare un lavoro specifico. E, poi nell'ultimo allenamento ha avuto un piccolo problemino sull'altro ginocchio, e però la risonanza magnetica, diciamo, ci ha tranquillizzati. Oggi ha l'altro ginocchio? L'altro ginocchio, sì. E oggi è andato dal suo medico, dal medico di fiducia di Cesena, il professor Maccaccia a Bologna, a fare una visita di controllo, anche per interfacciarsi con il nostro dottore, il dottor Barucci. E io penso e credo che da domani il ragazzo ritorni a disposizione. È chiaro che dobbiamo aspettare un attimino per far sì che questo lavoro, chiamiamolo preventivo, che il ragazzo svolge, dia i suoi frutti. Per cui questo significa che anche con il tutto cuoio potrebbe esserci la possibilità che lui non giochi? E lo dobbiamo valutare giorno per giorno. Io mi auguro di no, di avere a disposizione, poi valuterò se farlo giocare o meno, però per noi è una carta importante da poterci giocare, viste le caratteristiche sue che nessun altro centrocampista che abbiamo c'ha. Maccarrone si è operato? Sì, Maccarrone si è operato, tutto a posto, lui ha ripreso gli allenamenti,
è chiaro che dobbiamo un po' salvaguardare un po' l'integrità del naso. Sabato mattina toglierà le placche, sabato pomeriggio è a disposizione. Vediamo anche in quel caso se rischiarlo o meno. Mister, Perpetuini invece per chiudere... Perpetuini da oggi è rientrato a pieno regime col gruppo, praticamente svolge tutto il lavoro della squadra, quindi credo che sia solo questione di tempo che riprende i ritmi di gioco, l'intensità, anche lui stesso senta proprio il suo ginocchio, e comunque anche lui sarà un altro acquisto importante per noi. Va bene? Bene. Sì, grazie.